Allora, buongiorno a tutti, diamo inizio a questa conferenza stampa. Intanto vogliamo subito ringraziare i giornalisti presenti, perché è giusto e importante dare atto a chi è venuto qui a fare il suo lavoro, speriamo per poter poi informare i cittadini, dare atto appunto del fatto che alcuni organi e agenzie sono qui, e si tratta dell'ANSA, dell'AGI, del Fatto Quotidiano. E ringraziamo poi Walter Becelio, direttore di Notizie Radicali, Gian Nicola Cioli di Liberi TV, e ringraziamo naturalmente il servizio pubblico di Radio Radicale, che anche in questa occasione è qui per registrare la conferenza stampa, la trasmetterà poi nelle prossime ore sulle frequenze nazionali, e assicura ancora una volta ai cittadini il diritto a conoscere per i giornali. E c'è anche Agenzia Radicale, chiedo scusa ma non ti avevo visto prima. Siamo molto felici che ci sia Agenzia Radicale anche qui con noi. Allora, una brevissima introduzione. Come sapete voi, almeno che siete qui e quindi state seguendo la vicenda, la storia degli emodanneggiati, delle vittime dello stampo di fatto, è una davvero delle più terribili, assurde, incredibili che ci siano in questo paese. Noi molto spesso come radicali abbiamo parlato di veri e propri nuclei di Shoah che ci sono in questo paese. A qualcuno il paragone potrà sembrare un po' forte, soprattutto se si è un po' troppo per bene e troppo poco attenti invece a quelle che sono le vite, le sofferenze degli individui, dei cittadini. Invece qui non c'è niente di eccessivo, perché stiamo parlando di una storia nella quale chi è danneggiato, chi è vittima due volte. È vittima una prima volta perché doveva essere curato e invece è stato fatto ammalare peggio di come, di quanto non fosse già. E purtroppo moltissime persone già non ci sono più, non hanno nemmeno più la possibilità di denunciarlo né di raccontarlo. Danneggiati la seconda volta perché soltanto uno 0, per molti zeri hanno ottenuto quello che è il risarcimento giusto, doveroso, cioè non dovrebbe essere nemmeno in discussione, noi non dovremmo essere qui a parlare di queste cose, perché non dovrebbero essere successe nel rispetto delle leggi, e una volta accadute le vittime e le loro famiglie a quest'ora dovevano essere state risarcite da quel dì. Invece qui si è consumato il secondo scandalo, lo scandalo nello scandalo, quello di insomma, chi rompe non paga, chi sbaglia non paga, chi viola le regole in questo paese non paga. Oggi è una giornata particolare, noi stavamo aspettando, speriamo ancora che gli avvocati Zancle e Bertone riescano a raggiungerci in corso d'opera, ma l'importante discussione che è in programma oggi al TAR è andata veramente molto per lì, si sono accumulate addirittura alcune ore di ritardo, ma cercheremo comunque di fare un punto della situazione rinviando un ulteriore comunicato stampa, poi l'aggiornamento su quello che sarà accaduto nel frattempo oggi in tribunale. Io vi presento, prima di cedere la parola ai partecipanti a questa conferenza stampa, dalla mia sinistra Andrea Spinetti, del Comitato Vittime Sangue Infetto e militante radicale, Sandra D'Alessio, che è la vicepresidente del Comitato Vittime Sangue Infetto, qui accanto a me dall'altra parte Filomena Gallo, che è segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, come sapete con Radicali Italiani, con l'Associazione Luca Coscioni, e nella legislatura che si è appena conclusa, in particolare con la deputata Maria Antonietta Farina Coscioni e la senatrice Donatella Poretti, sono stati molti gli atti di sindacato ispettivo che abbiamo presentato alle Camere perché il governo, i governi facessero quello che dovevano fare. Dicessero qualcosa, nel senso che, perché ecco, potremmo dire che lo schifo nello schifo nello schifo è il silenzio pressoché totale di chi ha la responsabilità politica di risolvere questa situazione. E ancora alla mia destra gli avvocati Maria Cento e Angelo Calandrini. Allora, io darei subito la parola a Andrea Spinetti per sinteticamente farci un punto della situazione
che cosa sta accadendo oggi e poi via via ci saranno gli altri interventi. Sì, allora, diciamo che l'oggetto di questa conferenza riguarda essenzialmente quattro punti. Il primo appunto riguarda lo status del procedimento transattivo che era stato previsto, perché io voglio sperare che sia ancora in essere, è stato previsto per 7.000 persone che al 31/12/2007 avessero avuto un contenzioso giudiziario nei vari tribunali di richiesta di risarcimento del danno biologico. In sostanza lo Stato aveva deciso di aprire un procedimento transattivo predisponendo per il quale aveva predisposto un accantonamento di 150 milioni per anno da una disposizione di prelievo sulle accise dei tabacchi affinché si perfezionasse questo iter transattivo. Iter transattivo che doveva essere conforme, cioè coerente e analogo con un precedente procedimento transattivo che era andato in porto nel 2003 e che aveva riguardato circa 700 soggetti, tutti emofilici. In sostanza lo Stato chiama a transazione perché si rende conto che nei tribunali le cause le sta perdendo, non perché improvvisamente è diventato Babbo Natale o perché si è scoperto un buon drago, semplicemente perché le stava perdendo. In corso d'opera che cosa accade? Che la sentenza di Cassazione del 2008, da Sandra? La 581, ribalta quelle che sono le regole in atto, cioè nel senso che introduce un termine prescrittivo molto basso e sulla base di questa sentenza il Ministero decide di forgiare un decreto che in sostanza dà prescritti il diritto al risarcimento stesso per la quasi totalità delle persone. 1 miliardo di euro se ne sono andati, già accantonati, anche in virtù di questo accantonamento abbiamo fatto un'interrogazione tramite la Donatella Poletti, che è rimasta lettera morta da parte del Ministero, su quanti soldi effettivamente accantonati fossero disponibili per portare a compimento questo atto. Quindi di conseguenza il ricorso al TAR è stato l'approdo naturale che noi siamo stati obbligati a richiedere per rendere nullo questo atto che, ripeto, secondo il nostro modo di vedere è un atto che va contro proprio quelli che erano i principi che la legge stessa aveva generato. L'altro aspetto fondamentale che intendiamo noi e le associazioni che partecipano, io purtroppo non le ricordo tutto, avevo qua Massimo Mivac e Massimiliano Confarti, sono presenti anche la Lido, sono presenti la Fondazione Talassemici, sono presenti l'Associazione Comitato 210 Emofilici del Veneto. Vogliamo anche mettere al corrente un altro aspetto abbastanza inquietante visto dalla parte di noi malati. Io purtroppo oltre ad essere componente del Comitato Vittime Sangue Infetto sono anche una vittima di purtroppo contratto tre patologie, HIV, cioè quindi AIDS, epatite C e epatite B. E abbiamo problemi per quanto concerne la continuità di erogazione della legge indennizzo 210, cioè che è stato l'unico riconoscimento che lo Stato ha adottato nei nostri confronti. Si tratta di un piccolo assegno che per molti rappresenta l'unica fonte di sostentamento e che dal 2001 è diventato di competenza delle regioni, in quanto che esse competenti in materia sanitaria. La risultante è che oggi, da quello che ne viene dalle varie interrogazioni regionali, le regioni, anche quelle più virtuose, intendo dire Veneto e Emilia-Romagna, dichiarano in sostanza di non riuscire più a fare fronte a quella che è l'erogazione di questo indennizzo, in quanto che il Ministero del Tesoro non trasferisce fondi alle regioni per questo obiettivo dal 2011. Quindi fino ad oggi, per tutto il 2011 e per tutto il 2012, fino ad oggi le regioni sono andate avanti con fondi propri. Purtroppo però è accaduto che per esempio una regione, la Calabria, è 3 bimestri che non eroga più, in quanto che non ha più fondi da destinare a queste persone. Addirittura, e pare sia arrivata una circolare con la quale il Ministero impone di non distrarre più soldi dal Fondo Sanitario Regionale
per poter ottemperare a questo obbligo di legge, in quanto che tale comportamento potrebbe essere discriminatorio nei confronti degli altri. Quindi vorremmo anche un attimino che fosse posta all'attenzione anche questa lacuna. Il terzo aspetto, quello più inquietante, se vogliamo dare una scala di valori dell'inquietudine, è che abbiamo finora parlato di quella che è la situazione per quanto concerne il risarcimento civile, ma le notizie non sono neanche buone sotto un profilo penale, in quanto che i due processi che furono istruiti, in cui i capi di imputazione erano gravissimi, cioè il primo epidemia dolosa, il secondo epidemia colposa, sono vergognosamente caduti in prescrizione, come ha dichiarato la GIP De Simone, nel rinviare a giudizio gli stessi imputati nel precedente processo per omicidio colposo plurimo, decidendo per loro un'imputazione coatta. Ora, a distanza di 5 anni dall'istruzione di questo processo, ci viene a dire notizie che probabilmente tale processo non si farà, perché non è possibile, poi Sandra D'Alessio ci spiegherà un po' meglio questo punto qua, in sostanza praticamente c'è l'assoluta mancanza sia di indagini penali, e ci sono stati ben 22 esposti presso varie procure che non hanno dato adito a nessuna indagine, e c'è un processo fermo da 5 anni che nessuno ha voglia di fare. Quindi io, come Spinetti Andrea, come emofilico, come radicale, come cittadino italiano, ho deciso con il mio avvocato Bertone di ricorrere alla CEDU per quanto concerne questa mancanza. Il quarto aspetto altrettanto inquietante è che è relativo a un discorso più attinente alla sicurezza sangue. Allora, c'è da definire un attimino quella che è la situazione della produzione di emoderivati in Italia. La produzione di emoderivati in Italia è fatta in questo modo: esiste un'azienda che detiene il monopolio della produzione, nonostante ci sia una legge che teoricamente dovrebbe liberalizzare, attraverso i decreti attuativi che mancano, anche la liberalizzazione di questo settore, quindi rendendo il settore più competitivo, quindi con vantaggi notevoli anche per chi acquista il prodotto. E tale azienda in sostanza ha ricevuto un regalo dall'ultimo governo Monti. Siccome ha fatto shopping con un po' di soldi del ministero, ha comprato una divisione della Grifols, altro colosso farmaceutico, negli Stati Uniti, come ha messo due centri di raccolta privati. Che cosa significa centri di raccolta privati? Che in America e in Canada, cioè luoghi dove va ad agire Kedrion con la sua nuova frontiera, è possibile ancora oggi reperire sangue mercenario, esattamente come 30 anni fa. Il regalo che il governo Monti ha fatto è che in sostanza avere aumentato l'importazione di questi farmaci, in sostanza bypassando da quelli che sono i controlli previsti per quanto concerne materie di plasma non derivati, secondo quelle che sono le normative sia europee che interne nazionali. Questa è una vergogna che è stata fermata da un'ordinanza del ministro Balduzzi, ma purtroppo tale ordinanza ha vigore fino a giugno. Dopodiché bisognerà intervenire legislativamente per l'eliminazione di questa norma. Ora, non vorrei che la situazione politica portasse a questa ulteriore beffa, che dimostrerebbe che in sostanza la storia scritta sulla nostra pelle non è servita a nulla. Questo è quanto. Questi aspetti poi ne parlerà un attimo Filomena, e poi altra cosa importante, la stessa Kedron, bisogna riconoscere che è sempre e molto ricorrentemente soggetta a ritiri di farmaci pare non conformi alla distribuzione. Prima lo è stato per l'HIV, per l'HBV e per l'HCV, adesso pare che si sia specializzata nel nuovo di Creutzfeldt. Cioè negli ultimi 2 anni sono stati fatti quanti? 3-4 ritiri? 4 ritiri. Ora, a parte il fatto che il farmaco dovrebbe essere controllato preventivamente, cioè è inutile che loro mi ritirino il sangue, il prodotto, quando è già in distribuzione nella struttura ospedaliera. Cioè, di fatto, se non ci sono delle conformità, il prodotto non dovrebbe neanche partire.
Quindi volevo porre anche l'attenzione di questa continua situazione che non vi nascondo per la gente emofilica, almeno che ci vive di questi prodotti, crea parecchia attenzione. Grazie Andrea, ringraziamo Andrea Spinetti, intanto saluto la presenza in sala, mi scuso per non averlo fatto prima, del presidente del Partito Radicale Transnazionale Sergio Stanzani, di Marco Beltrandi che è stato deputato radicale nelle ultime due legislature, nonché di Riccardo Maggi e Alessandro Massari della Direzione Radicale Italiani. Mentre per quanto riguarda la convocazione di questa conferenza stampa, i giornalisti presenti lo sanno perché è nel comunicato, ma gli ascoltatori della radio no, quindi lo ricordiamo anche a loro beneficio. Questa è una conferenza stampa indetta dal Comitato Vittime Sangue Infetto, Lega Italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia, Regione Sicilia, Associazione Delfini Onlus, Talassa Azione, Lidu di Angri, Comitato Legge 210 Veneto, EPAC, Talassa Amici Sardi, il tutto in collaborazione con Radicali Italiani e Associazione Luca Coscioni. E do la parola ora proprio a Filomena Gallo, che è segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. Ma io non mi addentrerò nelle questioni più giuridiche perché ci sono i colleghi qui che ne parleranno e speriamo che dal TAR l'avvocato Bertone e Zanca ci possano raggiungere. Vorrei sottolineare due aspetti molto importanti, che sono aspetti che attengono in questo momento a una situazione di emergenza nel nostro paese. Sempre più spesso ci troviamo come cittadini a doverci difendere dagli errori commessi nel nostro Stato in materia di sanità, ma non errori professionali. Parliamo di errori dovuti a questioni che riguardano la cura, sangue infetto, assunzioni di farmaci che non comportano le corrette avvertenze nel foglio illustrativo e di qui possiamo citarne mille altri di questioni che riguardano un'azione di difesa. È un'azione, tra l'altro, di risarcimento inadeguata. Innanzitutto perché nessuno potrà restituire lo stato di salute a queste persone che invece hanno contratto delle malattie. A tutto ciò poi si aggiunge la questione interessi privati, che è alla base di questa mala gestione della cura nella sanità. E pensiamo alla legge di stabilità che è stata approvata, all'articolo 1, al comma 136, che grazie al senatore Cursi introduce questo principio che è gravissimo, la possibilità che plasma e prodotti emoderivati possano essere importati da Stati Uniti, Canada, dove il 30% del sangue raccolto è a pagamento. E quello che diceva proprio Andrea poco fa, la partecipazione della cassa depositi e prestiti nel capitale sociale di molte di queste aziende che acquistano sangue e poi lo porteranno in Italia. Adesso, se ci sono delle norme di garanzia, di controllo, tracciabilità, sicurezza, devono essere applicate perché ne va di mezzo la salute pubblica dei cittadini. Non c'è nessuno che esente da questi rischi, siamo tutti a rischio. Tra l'altro, questa ordinanza del Ministero della Salute, del Ministro Balduzzi, che scade a giugno, è un'ordinanza che di fatto ammette un errore che è avvenuto nella legge di stabilità con l'introduzione di questa apertura e che nella nostra situazione politica attuale ci fa chiedere il 1° luglio cosa accadrà. Allora, nell'agenda politica, a parte le emergenze che ci sono in questo momento, bisogna richiamare il Ministro della Salute Balduzzi ad intervenire direttamente con il governo in questo momento per bloccare, eliminare definitivamente l'introduzione di questa apertura che è avvenuta con l'articolo 130, con il comma 136 dell'articolo 1. Allora, questa è un'emergenza che non è in secondo piano insieme alle altre emergenze che ci sono in questo momento nel nostro paese e va affrontata immediatamente. Siamo ad aprile, tra 2 mesi
di gennaio questa norma, cioè quindi sono 4 mesi che... allo scadere dell'ordinanza, cioè non c'è più tempo da aspettare, dopo 4 mesi che l'ordinanza è in vigore, forse il governo avrà avuto tutto il tempo necessario per redigere un atto idoneo per bloccare questa apertura che esporrà i cittadini italiani ad ulteriori rischi. Bene, io oltre a ribadire il pieno appoggio e la piena partecipazione a tutti gli atti che ne verranno insieme all'Associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani, credo che insomma anche da questi microfoni un appello possa arrivare, ma già nei prossimi giorni dovrà seguire un atto anche da parte nostra di sollecito al Ministro Balduzzi anche su questo tema. Ho concluso e lascio la parola ai colleghi adesso sulle questioni giudiziarie. Grazie a Filomena Gallo, chiaramente questa è la tipica battaglia dove i copyright non vorremmo proprio che non ci fossero da parte di nessuno, nel senso che non è un caso che siamo tra chi la fa, ci siamo proprio noi, ma davvero ci piacerebbe, auspichiamo che davvero anche nel nuovo Parlamento parlamentari eletti, nominati di ogni gruppo vogliono su questo impegnarsi e fare loro questa battaglia, questa campagna, perché l'obiettivo è quello di vincere, è quello di risolvere questo problema nella misura in cui è ancora possibile. Diamo adesso la parola all'avvocato Maria Cento. Buonasera a tutti. Il ricorso a cui faceva riferimento Andrea poco fa è un ricorso a TAR contro un decreto ministeriale di maggio del 2012 che ha ribaltato una serie di disposizioni che con un altro decreto, il 132 del 2009, ma con leggi precedenti a questo decreto, stabilivano i presupposti per procedere alle transazioni con i soggetti danneggiati da sangue infetto. È assurdo che un decreto che praticamente è una fonte secondaria rispetto alla legge ribalti dei criteri che la legge aveva stabilito. In pratica la legge cosa stabiliva? Che si sarebbero applicati in sede di transazione i principi in materia di prescrizione previsti dalla legge. In un sistema che va sempre più verso l'applicazione anche dei principi giurisprudenziali, oltre che quelli diciamo, previsti dalla legge in ogni materia, ci si aspettava che poi una fonte secondaria, che ripeto deve rispettare la fonte primaria che è la legge, e non ribaltasse e non stabilisse delle restrizioni al punto da escludere una miriade di persone, quasi praticamente l'80% dei danneggiati da sangue infetto, dalle transazioni. In buona sostanza il Ministero si è fatto un decreto che però è strano, perché i decreti ministeriali sono soggetti al controllo del Consiglio di Stato, che è un organo giurisdizionale che fa un controllo di legalità, eppure questo decreto ha passato il controllo del Consiglio di Stato nonostante che doveva appunto, ripeto, rispettare i principi previsti dalla legge. E il fatto che si dovevano rispettare i principi di prescrizione avrebbe dovuto indurre il Ministero, nel momento in cui ha fatto il decreto, a non escludere una serie di soggetti che tassativamente dall'articolo 5 di questo decreto sono oggi esclusi. E ripeto, anche la giurisprudenza, per quanto, come diceva Andrea, per taluni aspetti è stata pregiudicato i danneggiati, anche la giurisprudenza, le sentenze gemelle del gennaio 2008 hanno individuato dei criteri per la prescrizione che sono addirittura meno restrittivi rispetto a quelli che il decreto del 2012 ha adottato. La Cassazione lascia aperte la possibilità al giudice del merito, cioè ai giudici che dovranno decidere sul risarcimento del danno e ancor più quindi al Ministero che avrebbe dovuto adeguarsi a questi criteri, la possibilità che diciamo, chi dimostra di aver conosciuto la causa del proprio contagio entro un termine e per conoscenza si intende non quando si scopre di avere la malattia, ma quando si capisce che questa è una malattia che è stata causata
dalla trasfusione e che l'autore di questa malattia è il Ministero. Questi soggetti che esercitano entro un certo termine l'azione hanno diritto al risarcimento del danno. Invece il DM esclude una serie di soggetti sulla base praticamente di criteri che non erano assolutamente previsti dalla legge, ma che sono contrari non solo a quella legge che aveva disciplinato i presupposti per la transazione, ma alle regole del codice civile sulla prescrizione e all'applicazione che di queste regole fa la giurisprudenza. Anche giurisprudenza del Tribunale di Roma, giurisprudenza di molti tribunali d'Italia e anche di corti d'appello, e questo è assurdo. Ma a questo si aggiunge al danno la beffa, ma una beffa che continua ed è incredibile che è lo stesso Ministero che dovrebbe rispettare le leggi e che invece stabilisce dei moduli per fare le transazioni che sono assolutamente farraginosi, che praticamente porteranno all'inizio di queste transazioni, dove diciamo anche perché i tempi non sono stati stabiliti, quindi c'è anche l'incertezza di quando si faranno queste transazioni, che un tempo alle vittime doveva essere dato, che in pratica individua una procedura che in un paese che ha fatto tante leggi sulla semplificazione amministrativa viene stabilito un procedimento che è lunghissimo. Allora pensate un po', in questo decreto inninterpretabile che ci ha portato a capire come per non incorrere nell'esclusione dovevamo adoperare tutte le misure possibili. In pratica all'avvocato che difende i danneggiati viene mandata una PEC che sarebbe una posta certificata con un provvedimento che indica se quella persona parteciperà oppure no alle transazioni. Fino ad oggi alla sottoscritta sono arrivati soltanto poste certificate di persone escluse dalla transazione. Comunque sono 5.500 le PEC negative. Fino adesso. A me sono arrivate solo PEC di esclusione, le prime PEC sono di subito dopo, diciamo prima dell'estate, ancora, poi voglio finire, dopo che arriva la PEC, l'avvocato entro un termine deve fare delle osservazioni, ma non si capisce perché l'avvocato non le può mandare a sua volta con la PEC e deve utilizzare la raccomandata cartacea per rispondere a questo provvedimento che non farà certo, che non sarà immediata come una posta certificata, quindi farà la trafila presso il Ministero dello smaltimento della posta nei vari uffici e poi ricevuta questa risposta alle osservazioni, come li vogliamo chiamare, dell'avvocato, su quelle si attende il provvedimento finale che, attenzione, se è negativo dovrà essere impugnato dinanzi al TAR. Quindi si deve intraprendere un'ulteriore via giurisdizionale per persone che possibilmente hanno già concluso quella giurisdizionale risarcitoria, perché le transazioni riguardano anche coloro che hanno avuto già sentenze in cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno, poiché il Ministero quelle sentenze non le può ottemperare, sono costretti a partecipare anche a quelle transazioni. E io dico, neanche il tutore della legalità che è l'avvocato, neanche un interprete, diciamo, che volesse con tutte le forze impugnare ogni cosa che è fatta contro la legge, può pensare che questo non sia antidemocratico. È sicuramente antidemocratico, perché è impossibile che dopo anni e anni in cui il Ministero, attraverso le finanziarie, attraverso i decreti, si è impegnato a pagare i danneggiati, ancora stiamo a fare ricorsi al TAR, a fare i ricorsi contro il DM e contro i singoli casi per garantire l'accesso. E già si profila, a mio parere, se il decreto dovesse rimanere in piedi, il decreto ultimo, la possibilità che molte persone rimangano escluse. Quindi probabilmente speriamo tutti nella CEDU, cioè nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, speriamo che almeno lì arrivi la tutela, però noi dobbiamo lottare il più possibile perché questo decreto venga annullato, questo del 2012, e poi dobbiamo procedere a una battaglia che in qualche modo semplifichi la procedura transattiva, perché anche la parola transazione significa che le parti sono poste sullo stesso piano, che fanno delle reciproche concessioni e addivengono a qualcosa, invece qui le regole le ha stabilite solo il Ministero,
L'altra parte, che è la parte danneggiata, non stabilisce niente, subisce limitazioni ed è costretto ad agire per i tribunali per vedere la propria tutela. Quindi anche la parola transazione mi sembra una cosa, un insulto veramente, perché nel privato le transazioni sono le parti che si incontrano e stabiliscono con le regole del codice civile, peraltro anche, dovrebbe essere tutto privatistico, invece c'è questa amministrazione che si fa le sue regole e i danneggiati subiscono passivamente. Volevo solamente aggiungere una cosa, il Ministero nel momento in cui ci viene a dire che il nostro diritto al risarcimento è prescritto, sì, si dimentica che invece nelle sue costituzioni di parte civile, di procedimenti penali, nel chiedere cioè il suo risarcimento, ha sempre richiesto il rilievo del procedimento del reato di epidemia, quindi prescrizione più lunga. Questo solamente per far capire questo aspetto di fronte al quale noi assistiamo. Allora, è chiaro dagli interventi che abbiamo già ascoltato che più che mai la questione degli hanno danneggiati pone un problema di più che mai, una questione più che mai di giustizia, una questione più che mai di legalità, una questione più che mai di certezza del diritto. Tutti quelli che, tutte le cose che state ascoltando sono fatti e il problema è che è anche tutto vero. La parola ora all'avvocato Angelo Candelli. Grazie, buonasera a tutti. Io non posso che sottoscrivere e condividere ciò che ha espresso l'avvocato Cento, con cui tra l'altro condivido la mia esperienza professionale. So che da tempo si occupa delle problematiche degli autotrasfusi. La beffa di cui parlava Andrea Spinelli si consuma ovviamente anche sotto il profilo della tutela indennitaria, perché come appunto prima puntualmente accennato lui, nessuno ha dimenticato che con la manovra finanziaria del 2010, l'articolo 11, commi 13 e 14, il governo, ricordiamolo, precedentemente in carica, aveva sostanzialmente abolito la ricordazione monetaria sull'indennità integrativa speciale dell'indennizzo, che è la parte più consistente dell'indennizzo, quindi fondamentalmente lasciando bloccato l'indennizzo dalla sua istituzione dal 92 al 94, più o meno in quegli anni fino ad oggi. Ha vanificato le sentenze, perché questa rivalutazione non è stata riconosciuta dalle sentenze, attenzione. Poi il governo interviene con una forzatura, non è intervenuto fino a quando i cittadini erano costretti a rivolgersi ai tribunali per vedersi riconosciuta la rivalutazione monetaria, interviene stabilendo espressamente che non vanno rivalutate, creando così, sollevando diciamo, una situazione abbastanza imbarazzante, evidente, tra gli stessi danneggiati, tra persone che avevano un unico comune denominatore, che è la lesione del diritto alla salute, creando disparità di trattamento tra chi aveva subito, chi ha subito danni da vaccinazioni obbligatorie, danni da sindrome da talidomide, e proprio sulla base di queste argomentazioni interviene per fortuna la Corte Costituzionale con la sentenza 293 del 2011 a ristabilire diciamo, l'equilibrio, quindi dichiarando incostituzionale questa norma, assumendo appunto come pietra di confronto proprio la situazione degli ammalati da sindrome di talidomide. Tuttavia succede che per i processi pendenti la giurisprudenza sia di medica che di Cassazione più o meno si uniforma, anche se vi sono poi delle problematiche riguardanti il riconoscimento del pagamento degli arretrati, e le amministrazioni poi, come appunto giustamente diceva Andrea Spinetti, hanno cominciato a pagare con l'indennizzo adeguato da gennaio 2012. Non tutte. Neppure tutte, perché appunto c'è l'Emilia, c'è il Veneto, c'è la Calabria che non stanno pagando l'indennizzo non adeguato, e anche a fronte di, come dire, tentativo da parte nostra di cercare di far capire che una sentenza della Corte Costituzionale non è qualcosa che può a sua volta interpretarsi, è come una legge, quindi va applicata. Il massimo grado di anche a fronte di questo emergono dei problemi che, come appunto diceva Andrea Spinetti, riguardano alle volte la mancanza di fondi, alle volte anche problemi di attribuzioni funzionali, di competenze tra regioni e Stato centrale. Fatto è che tutto questo a sua volta crea una disparità di trattamento molto grave, perché un danneggiato, ad esempio della Puglia, una sesta categoria per intenderci, un'ipotite C, percepisce circa 1.532 euro di indennizzo bimestrale,
è un cittadino danneggiato della Calabria, scarsi 1150, ecco, quindi non c'è neppure uniformità e non li prende neanche. E non li prende neanche perché sono in ritardo, sono sospesi, eccetera. Quindi è una situazione molto grave che oggi è l'occasione, ecco, per attraverso gli organi di stampa per portare l'attenzione dell'amministrazione, quindi dei ministeri. E un altro aspetto grave di questa situazione è che in ogni caso, anche a fronte di una sentenza della Corte Costituzionale e di amministrazioni che pagano per gennaio 2012, per potersi vedere riconosciuti, per poter vedersi riconosciuti gli arretrati, diciamo con la decorrenza a seconda dei casi, della domanda, nei limiti della prescrizione, bisogna fare causa. Quindi quante cause abbiamo contato? Oltre a quelle di cui parlava l'avvocato Cento, un ulteriore aggravio a carico dei danneggiati di agire nuovamente in giudizio per vedersi riconosciuto quello che è un diritto fondamentale indiscutibile, perché appunto il fondamento è la tutela assistenziale, che la dice la Costituzione. E questo poi ovviamente è gravissima la situazione che si è creata con l'ordinanza del ministro Balduzzi, che per fortuna è intervenuto ovviamente, come dire, a tempo determinato, quindi si spera che per queste e tutte le altre tematiche, come si sta facendo per altre questioni che sono parimenti urgenti, ma queste non sono di secondo momento, vediamo i crediti alle imprese, vediamo salvataggi vari in cui i soldi vengono così immediatamente trovati, va messo mano insomma, immediatamente a un provvedimento che prenda seriamente in considerazione la risoluzione definitiva di questo problema. Grazie a tutti. Grazie all'avvocato Calabrese. Allora io adesso chiederei brevemente a Sandra D'Alessio, vicepresidente del Comitato Vittime Sangue Infetto, di tirare un po' le somme di questo nostro incontro e poi avviso i giornalisti presenti di prepararsi, perché se vorranno porre delle domande noi saremo qui a rispondere, quindi ci sarà uno spazio anche per questo. Sandra D'Alessio. Io più che dire quello che ormai hanno già detto tutti quanti, più o meno la storia è questa: noi pellegriniamo sulle strade di Roma ormai dal 2007, siamo con l'aiuto di tutte le associazioni, abbiamo portato questa legge in Parlamento che prevedeva questa transazione con tutti quanti. Oggi non abbiamo ancora concluso niente. Speriamo nei processi, che non sono quelli civili ma sono quelli penali, perché stiamo cercando di far configurare l'epidemia, fornendo alle varie procure una serie di documenti che noi nel corso degli anni abbiamo recuperato un po' a destra, un po' a sinistra, affinché si riesca veramente a far configurare l'epidemia, perché i numeri non sono 7.000 che sono le persone che stanno aderendo alla transazione. Le persone infettate in Italia superano il milione, e non vogliamo fare allarmismo psicologico perché non lo vogliamo fare, però come Andrea confermerà i dati statistici solo dei malati di epatite C in Italia sono oltre 2 milioni, di cui il picco maggiore sulla Calabria, sulla Campania. I milioni sono concentrati in Italia. Solo in Campania, dei malati di epatite C. Dalle ricerche che abbiamo fatto noi, tutto quanto, da dati che abbiamo in mano, risulta che negli anni dei fatti che sono avvenuti, comunque molte antitetaniche erano risultate infette e soprattutto comprovato dalle CMO. Abbiamo casi di persone che percepiscono appunto la 210, che è la pensione che viene riconosciuta alle persone malate di epatite C e che hanno contratto l'epatite a seguito dell'antitetanica, dell'immunoglobulina. Quindi considerando quanti immunoglobuline sono stati fatti negli anni, ci siamo posti delle domande e abbiamo cominciato a andare un po' a destra e a sinistra a recuperare dei dati statistici. E sono venuti fuori questi dati, quindi anche per questo noi stiamo facendo questa battaglia. Abbiamo fornito tutta la documentazione alla procura, ieri abbiamo presentato l'ennesimo esposto come associazione, speriamo di arrivare da qualche parte. Alcuni procedimenti sono archiviati, altri invece li hanno ricongiunti insieme ad altri. Confidiamo nella procura di Roma, l'unica cosa di nuova è questa. Continueremo comunque a fare pressione sul governo
adesso probabilmente faremo, visto che ricorre costantemente nella storia dei danneggiati da sangue ed emoderivati la data del 5 maggio, perché il primo decreto che noi siamo riusciti a portare in Consiglio dei Ministri che avrebbe sanato la situazione di una parte di noi danneggiati era il 5 maggio. Il 5 maggio Balduzzi ha emesso il decreto che ha vanificato di nuovo tutto quanto, quindi qual è data migliore adesso il 5 maggio fare una manifestazione dal titolo Gli Invisibili del 5 maggio, visto che noi siamo invisibili agli occhi di tutti, dei media e dei giornalisti, delle televisioni, tranne alcune testate con cui noi abbiamo stretto rapporti, tipo l'ANSA, tipo il Fatto Quotidiano, Quotidiano Sanità, IN Cron, che negli anni ci hanno seguito e adesso ci sono vicini, Walter insieme anche a Pietro Lazzari, a Rita Mattei, TG2, che ci stanno costantemente vicini, cercheremo di questa volta veramente di fare qualcosa di grande, anche perché il problema che ci seguita è che queste malattie sono molto discriminanti, quindi molti di noi non hanno il coraggio di mettersi in prima persona in una manifestazione perché hanno paura della discriminazione, quindi noi manifesteremo con un cartuccio bianco in testa. Quindi chi vorrà poi partecipare, vedremo di fare una cosa che possa per una volta toccare veramente le persone che ci sono vicino e che non ci sono, far conoscere questo. Se volete fare delle domande, se avete qualcosa da chiedere. Domande. Solo una cortesia, perché altrimenti non si sente dalla via medicale, se può venire qui. Ah, ecco, no, c'è il microfono lì, quindi se dice semplicemente il cognome e la testata, grazie. Allora, io sono Elida Sergi dell'agenzia ANSA. Volevo capire, il pronunciamento del TAR era atteso per oggi? Allora, oggi c'è l'udienza del TAR, oggi discutono tre ricorsi, non ci sarà la sentenza, non emetterà giudizio oggi, di solito ci andranno due o tre giorni, ma era importante per capire un po' l'orientamento del TAR, perché se ci darà ragione annullerà il decreto e quindi probabilmente si potrà iniziare un nuovo iter di pellegrinaggi per cercare con un futuro governo, se ci sarà, se non ci sarà, di rimettere un po' in gioco tutte le carte che abbiamo a disposizione. Un altro chiarimento, perdoni, relativamente agli indennizi regionali, volevo capire insomma meglio diciamo quello che avevate spiegato. Allora, nel 2001 lo Stato ha delegato alle regioni il pagamento della 210-92, però questa delega prevede che lo Stato centrale eroghi i fondi alle regioni affinché le regioni possano pagare gli indennizi. Come sappiamo bene, lo Stato centrale è il peggior pagatore che esiste e quindi le regioni non hanno i fondi, non hanno ricevuto i fondi per pagare la 210. Fino a oggi le regioni hanno provveduto di tasca loro a pagare questo indennizzo, ma purtroppo molti di noi non lo sanno, ma come ho detto prima, i malati di epatite ci sono tantissimi, quindi pesa notevolmente pagare gli indennizzi su una regione di tasca loro, perché comunque certificati dal Ministero della Sanità, ma poi noi sappiamo che sono andati a aumentare, questi sono dati del 2007-2008, sono circa 80.000 gli indennizzi che vengono erogati. Quindi adesso lo Stato centrale non dà la copertura finanziaria alle regioni. La Calabria qualche tempo fa ha detto così che con una circolare apposita gli è stato vietato espressamente di attingere ai fondi che il governo dà per pagare la 210, perché sono fondi destinati alla sanità e quindi non possono essere distratti per usare per pagare altre cose, e di conseguenza hanno smesso di pagare il bimestre perché non sanno dove attingere i soldi. Ci sono altri? Sono solo un attivista. Un attivista? Del Movimento 5 Stelle. Ciao.
Voglio chiedere quante sono le persone che beneficiano della legge 210? Ah, gli ultimi dati sono circa 80.000. Il problema è che le regioni, il MEF e il Ministero della Sanità, nonostante gli siano stati chiesti tantissime volte i dati, non ce l'hanno mai forniti. Tant'è vero che abbiamo chiesto alla Procura di intervenire per avere i dati direttamente loro. Grazie. Grazie. Questa è una costante del nostro paese, nel senso, se si chiede alle autorità di vari ordini in grado di avere dei dati, cioè di sapere la verità dei fatti, nel 99,9% dei casi non si riesce a avere i dati. L'abbiamo visto anche con l'Inps tantissime volte sugli aspetti più disparati. È una regola che proprio non prevede eccezioni, in quanto pare. Ci sono altri? Direi di no, e allora io ringrazio naturalmente tutti i presenti e soprattutto i promotori che intervengono. Questa è una battaglia lunga e già questa indecenza, perché una battaglia così dovrebbe essere risolta da chi ha la responsabilità e il potere di farlo nell'arco di giorni, non di anni o decenni. Quindi da questo punto di vista possiamo davvero dire che è già durata pure troppo. È facile che debba durare ancora a lungo. Il messaggio ulteriore che tutti quanti vogliamo mandare oggi pomeriggio da qui è che comunque nessuno di noi si stancherà per primo. Grazie davvero.